Oggi la Chiesa celebra la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Saluto i rifugiati e migranti presenti qui in piazza, intorno al monumento intitolato Angeli senza saperlo, che ho benedetto un anno fa. Quest'anno ho voluto dedicare il mio messaggio agli sfollati interni, i quali sono costretti a fuggire, come capitò anche a Gesù e alla sua famiglia. Come Gesù costretti a fuggire, così gli sfollati, i migranti, a loro in modo particolare e a chi li assiste va il nostro ricordo e la nostra preghiera.